Il mondo deve accelerare la transizione energetica e non rallentarne il processo, altrimenti il rischio è quello di non riuscire a raggiungere gli obiettivi dell'accordo sul clima della COP15 di Parigi. È questo il principale avvertimento lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia nel suo aggiornamento alla roadmap del 2021 per il settore energetico. Nel suo rapporto l'agenzia condanna le recenti proposte del Regno Unito e dell'Unione Europea. Il primo ministro inglese Rishi Sunak ha infatti annunciato un rinvio del divieto di vendita di auto a benzina e diesel, mentre il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una versione annacquata degli standard sulle emissioni delle auto di nuova costruzione, che rimarranno sostanzialmente identici a quelli attuali. Tutto il contrario di quanto andrebbe fatto, secondo il rapporto dell'AIE, per raggiungere gli obiettivi prefissati sarebbe necessario anticipare di circa 5 anni le scadenze sulla neutralità carbonica. L'agenzia ritiene comunque che il settore energetico si stia evolvendo rapidamente. La crescita dell'energia solare e dei veicoli elettrici negli ultimi 2 anni consente ancora di raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, che punta a limitare a 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale il riscaldamento globale. Da altri studi arrivano però notizie sempre più allarmanti. Alcuni dati preliminari del National Snow and Ice Data Center degli Stati Uniti mostrano che il ghiaccio marino antartico questo settembre ha probabilmente battuto un nuovo record, con la quantità massima annuale più bassa di sempre.